Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi ne approfitto per girare questo video, è il video swap che ho fatto con Federica De Doni. Lo swap è stato organizzato dal gruppo Facebook PCR per le Inatrici Compulsive Riunite e il tema di questo swap erano i colori Pantone autunno-inverno 2017-2018. Praticamente noi dovevamo realizzare uno o più creazioni scegliendo uno dei colori appunto di Pantone ed inviare la nostra swappina anche del materiale creativo. Sono stata molto felice di partecipare a questo swap perché non solo ho conosciuto una persona fantastica, ma poi lei mi ha inviato anche una scatola di roba fra creazioni e materiale creativo. E per noi è stata anche comunque piacevole comunque conoscerci e scambiare appunto due chiacchiere. Apriamo, quindi ne approfitto, apriamo insieme questa scatola e vediamo cosa mi ha inviato. Allora, questa è la letterina che lei mi ha scritto intanto e questo è il suo bigliettino da visita. Lei principalmente lavora su Tash e Embroidery. E io queste tecniche non le ho mai provate, quindi spero prima o poi di riuscire a comunque a fare anche qualcosa con questa tecnica. Allora, queste sono le creazioni che lei mi ha inviato, ma ve le faccio vedere dopo. Adesso vi mostro il materiale. Allora, queste sono delle perline della Gutermann da 4 mm in colore, penso sia tipo un bronzo chiaro. Sì, ora non si vede bene, però è tipo un bronzo chiaro. Poi mi ha inviato diversi perni per orecchini e questi non guastano mai. Me li ha inviati così, con questo cristallino e un verde AB. Poi mi ha inviato queste a forma di stella marina, anche questo molto bello. Poi mi ha inviato diversi chaton, cabochon e rivoli. Queste sono delle navette incastonate già con il cassone in colore acquamarina. Poi qui c'è un mix, è partita anche qualcosa, questa goccia, un rettangolo, altre due gocce, navette varie. Poi, questa è una chiusura di un bracciale, anche questa non ne avevo mai comprate, quindi grazie tante, almeno vedo come posso usarla. Poi mi ha inviato un pacchettino di perline di mezzo cristallo da 4 mm in color Tweedy Red. È praticamente una colorazione che, vediamo un po' se ingrandisco, ok. Che va dai toni del rosso, grigio, qualche nero, argento, molto molto bella. Poi delle file da 6 mm in color Luster Metallic Amethyst Blue, anche queste spettacolari. Avevo già comunque delle file, ma non so se questo colore ce l'avevo, e comunque anche se ce l'avevo va bene uguale. Poi altri rivoli, anche questi, guardate che spettacolo, verde, c'è scritto la dimensione, no, non la vedo, comunque. Poi degli charm, questi sono a forma di foglia, color oro, oro molto chiaro anche questo, mi piace un sacco. Anche qui ci sono altri charm, coppette, distanziatori vari. Questi non fanno mai, fanno sempre comodo. Due perle, non ho idea di che materiale siano questo, vediamo un po'. Non ne ho idea, forse in pasta di turchese, no, resina, non ne ho idea, sono ignorante. Poi. Altri cabochon, come dicevo, queste penso siano in resina, questi sono classici con in vetro che mi piacciono tantissimo. Poi mi ha inviato ben tre sacchettini di Super Duo. Federica, sei un genio. Le Super Duo, le perlinatrici, bisognerebbe averne 50 kg perché non ne abbiamo mai abbastanza. Quindi tre pacchettine per me, wow, grazie. Chi ti ha mandato, Federica? Poi altri chaton, questi sono piccolissimi, in color crystal, molto sbrilluccicosi.
altri charm, questa forma di cactus. Le daghe, anche queste non le ho mai usate, quindi ne approfitterò sicuramente per farci qualcosa. Altri chaton, questi sono a forma di goccina, sempre crystal. Poi mi ha inviato queste confezioni qui in plexiglass, 5 pezzi in PVC, che è in PVC, scusa, che plexiglass. Questi sono ideali per confezionarci bijou e non fanno mai male. Poi, queste sono delle obidde, anche queste non le ho mai usate, quindi ne approfitterò sicuramente per farci qualcosa. Monachelle, che anche queste non guastano mai, e un sacchettino, qui che questo è quello che mi è scappato da un sacchettino prima, e una scatolina piena di roba. Allora, vediamo che c'è dentro. Qualche nappina, che vanno tanto di moda, quindi bene, di diversi colori. Poi delle goccine, anche queste spettacolari, una forma strana, non avevo mai visto, grigie, blu e azzurre. Poi mi hanno mandato delle coppette, queste sono altri distanziatori a forma di ali color oro. Tre coppette oro, palline di legno da rivestire, sfere, altri cabochon come se non me ne avesse mandate punte, e questo qua, faccio casino, e questo cabochon qua, che questo c'è anche un forellino qua nel centro, sinceramente non so di che materiale sia fatto, e comunque sicuramente mi verrà in mente qualcosa per usarlo. Poi, con il materiale creativo terminato, vi faccio vedere le creazioni che mi ha inviato. Allora, partiamo da questo orecchino al lobo. Anche qui, questo schema non mi è nuovo. C'è un tutorial a giro, ora lo cercherò e poi lo metto nel link sotto, perché l'ho già rivisto ma mi sfugge il nome. Comunque in questi colori proprio azzeccatissimi, arancione, viola, mi piacciono tantissimo. Poi altra creazione, lei come vi avevo detto fa principalmente soutache, io speravo tanto di ricevere qualcosa al soutache. Eccomi qua, questi paio di orecchini che ho già indossato almeno 3 o 4 volte, che mi piacciono veramente tantissimo. E Federica, ti devo ringraziare perché mi hai fatto venire voglia di provare a fare il soutache, cioè mi ha sempre affascinata questa tecnica, però non ho mai avuto coraggio di provare. Vediamo, devo iniziare perché mi piace veramente tanto. E sicuramente, cara Federica, ti torturerò per farmi svelare i tuoi segreti per realizzare questa tecnica. Quindi questa è gli orecchini in più, e qui mi è caduta la bocca in terra, come si dice, questo bracciale, sempre con gli elementi a soutache. Io cioè, è veramente bravissima, la precisione qui di aver unito questi elementi. Questo è un bracciale comunque rigido, rivestito con del jeans, dove le ha applicato questa lavorazione a soutache. Io lo devo per forza provare, cioè dopo ho visto queste mi è venuta la voglia, l'acquisto compulsivo di piattine, di cabochon, di qualsiasi cosa. E quindi grazie Federica per avermi fatto andare di nuovo in rovina, come se non fossi in rovina già per le perline normali. E niente, questo è il bracciale che mi ha realizzato. Qui addirittura ho anche paura a indossarlo, perché da quanto è bello ho paura, magari indossandolo mi rimane incastrata da qualche parte, perdo pezzi, lo sciupo, e quindi lo terrò come una reliquia sul comodino. Ecco, questo è tutto quello che mi ha inviato la mia swappina. Io sono molto contenta di averla conosciuta, di aver partecipato allo swap, e comunque sono sempre delle occasioni per conoscere delle nuove amiche con cui condividere appunto la nostra passione. Io vi ringrazio e alla prossima, ciao ciao!